Ciao a tutti, oggi finalmente riesco a registrare questo video. È già da un po' di tempo in realtà che ho ricevuto i prodotti che ho vinto nel giveaway di Giorgia, il suo blog, il suo canale YouTube, si chiama Naturalmente Jo. E lei è una ragazza carinissima che ha da qualche anno un blog che si chiama appunto Naturalmente Jo. Comunque vi lascerò giù nel box informazioni, tutti i link sia al suo blog sia al suo canale YouTube che ha aperto da pochissimo. E niente, quindi la ringrazio ancora tantissimo. Anche qui vi avevo già fatto vedere comunque i prodotti ricevuti su una foto sul mio profilo Instagram, però ci tenevo sinceramente a farveli vedere anche qui perché comunque non tutti mi seguono su Instagram e scusate, e niente, quindi volevo farveli vedere così posso iniziare a mi sto impappinando come al solito. Niente, così posso iniziare ad utilizzarli e non vedevo l'ora. Allora, vi faccio vedere. Mi è arrivato, cioè ho vinto nel giveaway. Questo olio profumato di mandorle dolci, delle fate bio, spezie d'Oriente. Questo è bellissimo, questo olio. Io non l'avevo mai visto, in realtà non conoscevo proprio neanche, il marchio e quindi sono veramente molto curiosa di provarlo, anche perché comunque l'olio alle mandorle dolci è praticamente uno dei miei oli preferiti e tra l'altro anche questa particolarità nella boccetta che io non avevo mai visto neanche questa, quindi sono veramente curiosa di provarlo. Poi c'era quest'altro campioncino molto carino che io all'inizio non avevo neanche capito cosa fosse, e praticamente è un rossetto, si apre e qui c'è il rossetto e c'è scritto Baciami Bio di questo colore rosso e non l'ho ancora provato ovviamente perché volevo farvelo prima vedere, quindi poi vi farò sapere com'è. E questo è di Bellezza Bio Montalto. Vi faccio vedere, qui dietro c'è l'inci, vediamo se si riesce a vedere. Poi c'era questo ombretto di Neve Cosmetics che è Oyster, o Oyster, non so come si dica, ed è praticamente quello che io avevo messo nel giveaway, nel mio giveaway, quello che avevo fatto io, perché comunque io non utilizzo, non mi trucco, non utilizzo ombretti e niente, quindi questo lo conserverò e sicuramente al massimo ve lo metterò in un prossimo giveaway che farò. Poi aia, c'era questa. Allora, questo è il prodotto che a me piaceva di più in tutto il giveaway. E non vedevo l'ora di, cioè, non vedo l'ora di aprirlo perché non l'ho ancora aperto. Ed è la crema corpo Mille Voglie di Natura Equa. Io sono curiosissima di provare questo prodotto. Vorrei tanto sentire il profumo, non l'ho ancora neanche aperto appunto perché comunque adesso ho un'altra crema corpo da utilizzare prima e quindi questa la aprirò più in là, ma sono curiosissima. E qui dietro c'è anche l'inci, ve lo faccio vedere. Poi, altro prodotto che sono veramente curiosissima di provare, sono questi dischetti struccanti della Cotton Plus, questi qui, che sono quelli che si attivano con l'acqua, che hanno già il latte detergente e sono con estratto di aloe e carota con vitamina E. Sono formato mini, soluzione 2 in 1.
Questi ho visto tantissime ragazze che ultimamente ne parlano perché l'azienda l'ha inviato a molte ragazze per farli provare e tutte si sono trovate bene a quanto ho sentito e ero veramente curiosa di provarli, quindi sono contentissima perché comunque io la sera torno sempre tardi, a volte faccio anche le 3:30, 4 di notte e quindi quando torno allora io mi strucco sempre con latte detergente, poi tonico, insomma faccio tutta la routine, però a volte proprio non me ne tiene e quindi con un prodotto del genere farei sicuramente prima e quindi le proverò subitissimo queste e vi farò sapere. Poi c'era questo, come si chiama? Non lo so. Vediamo se è scritto qui in italiano. No, vabbè, comunque ve lo faccio vedere. Faccio prima. È questo dischetto che praticamente viene, si utilizza per struccarsi ed è lavabile. Vi faccio vedere la confezione. Sono curiosissima di provarlo perché io amo questo genere di prodotti, insomma, da utilizzare e quindi penso che già da questa sera lo proverò. A meno che stasera non torno tardissimo e quindi proverò quegli altri dischetti della Cotton Plus, vedremo, insomma. Poi c'erano una serie di campioncini. Allora, questo della BioArt Loom, questa crema, che è una crema sì, con estratto di bava di lumaca senza profumo. E questa l'ho vista, cioè l'ho vista in parecchi video di ragazze, appunto, che ne parlavano bene, anche questa sono molto curiosa di provarla. Poi la crema sublime Calendule Jojoba di Neve Cosmetics, crema idratante e protettiva. Anche questa non l'ho mai provata. Poi c'erano alcuni campioncini di Natura Equa, lo shampoo Baobab, capelli secchi e trattati. Allora io non ho i capelli secchi. Però penso che lo proverò lo stesso, anche perché comunque le punte sono secche, insomma, vedremo un po', lo proverò io, lo proverà Chiara. Poi il balsamo Baobab super nutriente, quindi della stessa linea dello shampoo. E poi c'è la crema viso purificante, opacizzante, pelli grasse e impure, sempre di Natura Equa, che sono veramente molto curiosa di provare perché io è già da tempo che vorrei comprare la full size di questa crema. Solo che ultimamente ho sentito in un video di Eleonora Bianchi che diceva che questa crema, insomma, in questa crema si sente molto l'odore del tea tree. Siccome è un odore che io non sopporto, diciamo che l'avevo tolta dalla mia wishlist. Ora comunque però con questo campioncino potrò provarla, insomma vedrò anch'io se può piacermi o non piacermi. Quindi sono molto contenta di averlo ricevuto. Poi c'è questa crema, dovrebbe essere una crema per la notte, di Lavera. Vediamo se c'è scritto qui dietro per un viso rivitalizzato. C'è scritto 5 in 1 overnight effect, quindi si sì, dovrebbe essere una crema da notte. E sempre di Lavera c'è questo, vediamo che cos'è. Allora, ho un balsamo riparatore alla rosa biologica e proteina dei piselli per capelli secchi e danneggiati, rinforza la struttura del capello, capelli subito più docili al pettine. Allora, io sono molto curiosa di provare anche questi due prodotti di Lavera perché io di Lavera sinceramente non ho provato granché, perché avevo preso tempo fa, proprio all'inizio, diciamo, quando ho iniziato ad utilizzare shampoo bio, avevo preso uno shampoo che non mi era piaciuto molto. Vi avevo fatto anche una recensione sul blog, semmai ve la lascerò qui sotto nel box informazioni. E quindi da allora io non ho più voluto prendere prodotti Lavera, però in realtà ne sento parlare benissimo, cioè pare che tutti si trovano bene con i prodotti della Lavera. Quindi
Sono molto contenta di provare dei nuovi prodotti di questo marchio. E niente, questi quindi erano i prodotti che ho ricevuto nel giveaway vinto da naturalmente Joe. Ringrazio tantissimo ancora Giorgia e andate a vedere il suo canale YouTube che, come vi ho detto, è appena nato, praticamente da pochissimo. Ve lo lascerò qui sotto. E dopo questi prodotti vinti nel giveaway, volevo farvi vedere giusto due prodotti, cioè due prodottini, due orecchini praticamente che mi sono arrivati qualche giorno fa perché ho fatto degli ordini su AliExpress. Me ne devono arrivare ancora altri in realtà, però visto che mi trovo, ora vi faccio vedere questi che mi sono arrivati e sono questi piccolini che sono molto molto carini, che hanno praticamente questo, ora non so quanto si vedrà, questo fiocchetto dorato sopra e questa, non so come chiamarla, insomma questa cosa sotto, la vedete? E sono veramente carinissimi. Allora, io in realtà questi li avevo ordinati del colore verde, diciamo verde col verde acqua. Mi sono arrivati però bianco trasparente. Non fa nulla, sinceramente, a me non importa, mi piacciono lo stesso, quindi non è sicuramente un problema per me. Poi, gli altri orecchini che mi sono arrivati proprio ieri sono questi bellissimi. Sono fatti così, sono due questi e sono veramente bellissimi, rendono molto di più dal vivo che in foto, perché hanno tutte queste sfaccettature, insomma, brillantinate, non so come dire, come spiegarvele, comunque sono favolosi e niente, quindi avevo solo questi due orecchini da farvi vedere. Niente, ci vediamo, al prossimo video. Ciao!